Il 600 olandese è frutto di una fortunata circostanza di situazioni economiche, storiche, culturali, politiche molto peculiari. Nel 1581 i Paesi Bassi del Nord, a maggioranza calvinista, ottengono un primo importante momento di indipendenza dai Paesi Bassi del Sud, a maggioranza cattolica e sotto la dominazione spagnola. È l'inizio di un importante processo di affrancamento, di indipendenza che avrebbe poi raggiunto il proprio compimento nel 1648 con la pace di Münster. Accade dunque proprio nel passaggio fra 5 e 600 che l'Olanda, che di fatto costituiva, era la provincia più grande, più importante dei cosiddetti Paesi Bassi del Nord, si costituisca come forma autonoma, con un assetto di fatto repubblicano, con la presenza di uno Stadtholder che veniva eletto dagli elettori delle province unite. E dunque si assiste in modo piuttosto repentino alla nascita di una vera e propria nazione che molto velocemente assurge ai vertici della navigazione, dei commerci, della cultura e anche dell'arte, come vedremo. Contemporaneamente un capillare lavoro di bonifica porta l'Olanda all'acquisizione di tutta una serie di territori sottratti al mare, territori che vengono bonificati, resi edificabili e coltivabili. E naturalmente, contemporaneamente, peraltro, nasce anche un'importante flotta in grado proprio di competere con le grandi flotte inglesi, soprattutto di aprirsi sulle grandi rotte internazionali. Tutto questo non poteva non avere una ricaduta dal punto di vista culturale, nel senso che cittadine di fatto prive di una tradizione accademica forte, una per tutte la stessa Leida, dove nascerà appunto Rembrandt, si trovano ad essere crocicchi di intellettuali, di filosofi, di teologi, di pensatori, ma anche di matematici, di geografi, protestanti ed ebrei transfughi da luoghi meno ospitali, meno tolleranti. Nascono le prime università, chiaramente abbastanza tardive rispetto a quanto accade altrove, e le città si arricchiscono di gilde, sono le famose associazioni professionali. È un momento che è stato paragonato in un certo qual modo al Rinascimento italiano o alla stagione dell'impressionismo per la Francia. C'è una citazione molto bella di Denis Diderot, di diversi secoli dopo, siamo nel Settecento, che descrive gli olandesi come operosi, come uomini in grado di trovare tutto ciò che gli altri non riescono a trovare. È una citazione molto interessante anche perché entra un po' nel cuore della sensibilità dell'olandese del Seicento. L'olandese del Seicento è costantemente alla ricerca di un equilibrio fra esibizionismo e modestia, fra sontuosità e sobrietà, fra autoaffermazione e servizio alla comunità. E questo in linea proprio con la dialettica fra peccato e redenzione, che è così profondamente insita nella cultura calvinista, per la quale l'uomo ha accesso alla certezza della grazia tramite, come dire, l'affermazione di sé, che è anche appunto una sorta di grande via alla libertà. Questo è il principio dell'autodeterminazione, che è un principio molto importante per la sensibilità calvinista ed è un principio che in un certo qual modo livella le differenze sociali.
Questo non vuol dire che il 600 olandese sia privo di differenze sociali, ma sono differenze che certamente vanno un po' in secondo piano a favore dell'affermazione di una classe sociale intermedia, fortissima, coesa, operosa, che è la classe borghese. La borghesia del 600 olandese è una forza motrice straordinaria. E questo ha un impatto molto forte sulla produzione artistica. L'artista non ha più come interlocutore la Chiesa, tenendo presente che la cultura calvinista, le autorità calviniste guardano con poca simpatia al culto delle immagini, ma non ha neppure come interlocutore la grande corte, che semplicemente non c'è, non ci sono le grandi corti esuberanti, facoltose, ambiziose, che contemporaneamente fanno lavorare schiere di artisti altrove, in Inghilterra, in Francia, in Italia. L'interlocutore dell'artista è appunto il borghese, che vive in case non particolarmente sontuose, non particolarmente grandi, tutte anche abbastanza simili in realtà. E questo provoca un interessantissimo cambiamento anche nei temi, nel senso che passano un po' in secondo piano certamente i temi religiosi, che comunque Rembrandt, come vedremo, coltiverà sempre, ma anche quelli mitologici passano un po' nelle retrovie a favore di temi fortemente aderenti alla realtà, e questa era già una caratteristica della cultura, dell'arte fiamminga fin dal 400. Quindi il paesaggio, certamente i fiori, i ritratti, e soprattutto un nuovo tema che si afferma e diventerà proprio dominante nella pittura del 600 olandese, ossia il tema di genere. Il tema di genere predilige soprattutto gli interni, che sono poi gli interni in cui il committente borghese vuole riconoscersi, e quindi interni appunto di case con donne operose, fanciulle che suonano uno strumento, leggono, scrivono lettere. L'uomo è rappresentato attraverso l'assetto della sua professione, e infatti vedremo come saranno importanti i ritratti di gruppo. La guerra non c'è, paradossalmente, in un luogo che ha visto, che sta vedendo così tanti conflitti, nella pittura olandese di questo momento i soldati fanno di tutto fuorché combattere, mangiano, dormono, bevono, corteggiano le ragazze. Ecco allora che la pittura olandese del 600 predilige l'ordinario allo straordinario, non ama i grandi eroi, non ama le grandi gesta, ma predilige le piccole virtù, i piccoli gesti, le piccole cose quotidiane. E di conseguenza l'eroe, o meglio l'antieroe per eccellenza, che frequenta la pittura di questo momento in Olanda è proprio la donna, che è appunto antieroe per eccellenza, ed è considerata l'interprete, l'incarnazione delle virtù morali, e la padrona del luogo in cui si coltiva la forza morale di un popolo, ossia la casa. Ecco allora che le tele si riempiono di tavole imbandite, cibi ben preparati, stanze ben pulite, strumenti per tenerle in ordine. L'artista cerca la bellezza nelle piccole cose, come nei piccoli gesti. La cerca, la sceglie, e sceglie poi come, come dire, dare a queste piccole cose dignità artistica in un contesto pittorico. Questo ha un interessantissimo esito, ossia fa sì che talvolta nella pittura olandese del 600 aleggi un che di un po' criptico, un po' misterioso, come se ci fosse una sorta di enigma. Questo è molto evidente per esempio nella pittura di Vermeer, dove si ha molto spesso l'idea che stia per accadere qualcosa, che non riusciamo a
a cogliere, a capire fino in fondo, ma rimane così un po' sospeso. Analogamente si può pensare che questo sia un tipo di pittura che ha una grande ricchezza, che grondi in qualche modo metafore o allegorie o messaggi. Allora, questo è vero, c'è, ma non è mai così predominante. Il messaggio allegorico, quando c'è, comunque va di pari passo al semplice piacere della rappresentazione. Faccio un esempio e concludo. Un'opera in cui abbiamo un interno domestico in cui la fantesca dorme, il gatto mangia l'arrosto preparato per la cena, i bambini fanno un gioco pericoloso, è un'opera che contiene un messaggio quantomeno di stigmatizzazione di comportamenti irresponsabili o imprudenti, ma questo messaggio non prevarica il semplice piacere della forma, della rappresentazione. La pittura olandese del Seicento è soprattutto una pittura appunto di rappresentazione e non tanto di narrazione. Allora, Rembrandt nasce a Leiden nel 1606 e morirà nel 1669. 1606 è una data importante perché in realtà di lì a poco, dopo 3 anni, sarebbe iniziata la famosa tregua dei 12 anni, che avrebbe costruito un momento pacificato e di benessere nelle relazioni fra i paesi bassi del nord e la potenza spagnola, all'interno comunque, come sappiamo, di un secolo che è molto tribolato proprio nel merito delle relazioni con la Spagna. Nasce a Leida, che all'epoca è una cittadina non grandissima ma piuttosto potente, sede della prima università, che era stata fondata verso la metà degli anni 70 del 1500, al centro dei commerci e delle attività tessili, tutta distribuita lungo il canale della Rappenburg e dunque con un facile accesso al mare. Quindi una cittadina molto, molto fiorente, molto, molto attiva. Qui Rembrandt studia la scuola latina e subito dopo compie la prima formazione presso Spanenburg, che era un pittore locale di tutto decoro, in realtà specializzato nelle cosiddette diablerie, no? Un po' alla Bosch, ma che però aveva avuto dei buoni rapporti con l'arte italiana, aveva vissuto in vari periodi in Italia e dall'Italia era tornato con una moglie napoletana. E però di questo primissimo maestro c'è pochissima traccia nelle prime opere di Rembrandt, e dunque il vero maestro dell'artista è sicuramente Peter Lastman, che Rembrandt frequenta per circa 6 mesi ad Amsterdam, dove Lastman aveva la sua bottega e dove Rembrandt si trasferisce temporaneamente nel 24. Molto importante, Lastman gli passa probabilmente l'amore per i temi biblici e per i temi religiosi, che sono due ambiti che comunque Rembrandt sempre frequenterà, ma soprattutto gli passa la sapienza e la suggestione della cultura italiana. Lastman aveva vissuto molto in Italia, aveva frequentato e conosciuto e frequentato appunto Caravaggio. Torna quindi a Leida nel 1625, ma capisce molto velocemente che in realtà la cittadina non è in grado di proporgli anche quelle committenze blasonate, insomma, che l'artista sentiva di
già di meritare, e dunque si trasferisce nuovamente ad Amsterdam nel 26. Ecco, da questo momento in poi Amsterdam è la sua patria di elezione. Al contrario di Rubens, Rembrandt è un artista molto stanziale, lascerà in poche occasioni la città e probabilmente mai i confini dell'allora Olanda. Ed è proprio ad Amsterdam che nel 1631 incontra Saskia, che vediamo in questo uno dei primi ritratti. Saskia è una giovane di buonissima famiglia, è figlia del borgomastro, i due si incontrano nel 31 e si sposano nel 32. E il ritratto che stiamo vedendo è un ritratto del 33. Saskia sarà effigiata in molte circostanze, sarà per molti anni la modella prediletta, privilegiata di Rembrandt in due versioni, in due tipologie di ritratto. Come in questo caso abbiamo Saskia vestita, come dire, normalmente, quotidianamente, con questo grande cappello di piume, oppure Saskia comunque connotata da dei piccoli accessori, la collana di perle piuttosto che altro. Però anche molto frequente un altro tipo di ritratto, come dire, un travestì, in cui Saskia indossa costumi di fantasia. È il caso del secondo ritratto, Saskia in veste di Flora. E sono ritratti molto belli, in cui siamo all'inizio degli anni 30 e l'artista ha già perfettamente affinato la propria strumentazione pittorica, di dialogo fra quella che viene definita la pittura fine rispetto alla pittura ruvida, che sono proprio due modalità, ambedue esistenti nell'ambito della pittura olandese di questo momento. Per pittura fine si intende quella pittura che noi riconosciamo molto spesso nel repertorio proprio della pittura fiamminga, molto precisa, lenticolare, che dice, che racconta, come dire, la pelle delle cose. La pittura ruvida è un tipo di pittura più corposa, che lavora molto nella matericità del colore. Ecco, in questi ritratti abbiamo già questo tipo di dialogo. Nella definizione degli abiti Rembrandt usa un colore ricco, più corposo, che invece si assottiglia nella definizione del volto e della carnagione. E Saskia, moglie molto amata, fornisce peraltro a Rembrandt una ascesa sociale quasi istantanea. È, come ho detto, di ottima famiglia, quindi i due si trasferiscono in una grande bella casa ai confini del quartiere ebraico. Saskia ha una importante dote che consente a Rembrandt di coltivare fin da subito una irrefrenabile passione collezionistica. Rembrandt, proprio a partire dagli anni 30, sarà uno strepitoso accumulatore di opere d'arte contemporanee, coeve o del recente passato, ma anche di stampe, di oggetti di antiquariato, una passione collezionistica che sarà poi una delle principali corresponsabili della debacle economico che porterà proprio l'artista alla miseria negli ultimi anni. E Saskia, moglie molto amata, muore abbastanza improvvisamente nel 42, dopo aver dato alla luce Titus, l'unico figlio maschio di Rembrandt. Rembrandt si trova da solo e ha necessità di una balia e chiama la giovane Gerte Dix, con la quale allaccia quasi subito una relazione sentimentale. Le cose vanno, come dire, piuttosto bene fino a quando nel 48 Gerte accusa Rembrandt di rottura di vincolo matrimoniale e porta come prova una serie di gioielli di Saskia che Rembrandt le aveva donato. La questione degenera e finisce in tribunale, ma Rembrandt viene scagionato, ma gli viene imposto di versare un vitalizio a Goethe. Per tutta risposta accusa la giovane di condotta sconveniente. La giovane, teniamo presente che siamo pur sempre in un contesto calvinista,
e quindi anche insomma puritano, la giovane viene condannata e mandata in una casa di correzione dove poi morirà 5 anni dopo. Ecco, tutta questa vicenda genera un po' di ombre sulla, nell'immaginario collettivo, e possiamo dire che sia un po' l'inizio della, della crisi, una crisi però, come dire, illuminata dall'arrivo nella vita di Rembrandt di una nuova compagna, Hendrike Jäger, che sarà veramente la compagna poi di tutta la, la, la vita. Ed è infatti Hendrike che vediamo in questa fanciulla che si bagna in un ruscello del 1655. Hendrike diviene proprio a partire dagli anni 50 la nuova compagna, la nuova musa, effigiata in moltissimi ritratti, ma a differenza di Saskia non avrà mai un ritratto ufficiale, ma sarà sempre in veste di qualcun altro. In questo caso è appunto una fanciulla anonima che si bagna in un ruscello, e qui siamo proprio nella metà degli anni 50, siamo proprio nel pieno della perizia pittorica di Rembrandt, che costruisce la massa cromatica di questa camiciola con un effetto quasi ottico, sfaldando il volume, non costringendo il colore nel contorno, e dando un effetto di grandissima vivacità, di grande freschezza. Molto bello, molto fresco è anche il gesto di questa ragazza, che fa esattamente quello che facciamo noi quando ci avventuriamo in, una, in un corso d'acqua freddo, no? Solleva la, la sottana e indugia, come dire, un po' cautamente. Ecco, e questo è questa presa sul portato umano, anche semplice, quotidiano dell'essere, che dà una delle caratteristiche più interessanti della, della ricerca di Rembrandt, e poi, come vedremo fra poco, tornerà molto 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 forte nel repertorio dei ritratti. E ancora Hendrike in veste di Bezzabea, ecco, come abbiamo detto, sempre in veste di qualcun altro. Anche qui siamo attorno alla metà degli anni 50, tema biblico, Bezzabea sta leggendo la lettera del re Davide e sa che cedere all'amore di Davide porterà appunto alla morte del marito Uria. E Rembrandt muove molto un tema tutto sommato molto, molto conosciuto, molto, molto diffuso. David è evocato dalla, dalla lettera, ovviamente non è presente, e il fuoco dell'immagine è dato proprio dal nudo, no, di questa donna, e dal gesto della serva che le sta asciugando i piedi. L'opera suscitò un certo sconcerto, non certo per il nudo, perché non era quello il problema, ma per la tipologia di questo nudo. È un nudo che, in cui chiaramente, volontariamente, Rembrandt si allontana dalla perfezione, dall'armonia del nudo classico rinascimentale a favore di un nudo molto vero, con i suoi cedimenti, con le sue imperfezioni, con le sue morbidezze. E lasciamo quindi questa prima rosa ritratti legati alla famiglia, legati appunto alle donne che Rembrandt ha amato, e andiamo velocemente a visitare un paio di autoritratti. Ecco, Rembrandt è artista appassionato al tema dell'autoritratto, ne realizzerà moltissimi, e costruiscono infatti una sorta di galleria che segna anche le tappe della parabola sua propria esistenziale e personale. Il primo che vediamo è un ritratto molto giovanile del 29, un ritratto molto singolare in cui c'è tutta la fretta di vivere, mi viene da dire, no? Della giovinezza. Lo sguardo è sfuggente, è appena nascosto da questa massa di capelli, di riccioli un po' irrequieti, la posa è leggermente mossa, come se fosse veramente
preso dalla fretta, dall'urgenza, ecco, appunto, di vivere, di proseguire, di andare avanti nella propria vita. Molto diverso invece è il secondo autoritratto, è un autoritratto del 40, Rembrandt con la camicia ricamata, e qui siamo proprio invece nel pieno del raggiungimento sociale, personale. L'artista è sposato, è molto, Saskia è ancora viva, è molto riconosciuto da tutta una serie di commissioni estremamente blasonate. È un'opera interessante perché ci fa capire come il ritratto e anche ovviamente l'autoritratto sia per Rembrandt un territorio di indagine sì fisionomica, ma anche e soprattutto davvero psicologica e evocativa. Il volto è il luogo in cui l'artista scava per far emergere quello che, come dire, all'apparenza subito non accade. E come avviene questo scavo? Questo scavo viene proprio dato dalla dinamica fra la luce e l'ombra, fra il chiaro e l'oscuro. È una dinamica che l'artista, tra l'altro, trasporta molto efficacemente proprio anche nella grafica. Luce e ombra, chiaro e scuro. Ciò che è in piena luce racconta in modo diretto qualcosa del soggetto, ciò che è in ombra parla all'immaginazione di chi guarda e lo invita a elaborare, a immaginare, a congetturare. Ancora, osservate il modo in cui muove proprio le ombre sul volto, lavora attorno agli occhi, mette proprio in movimento, mobilita i muscoli della faccia, e qui c'è proprio un lavoro appunto di scavo fisionomico, di entrata nell'umanità dell'effigiato, che è strepitoso e che è tipico, ripeto, degli autoritratti e come di tutti i ritratti. L'ultimo ritratto è un ritratto della decadenza, è un ritratto del 65, Rembrandt con in mano dei pennelli. Siamo nel pieno della crisi, che è anche una crisi economica, che sarebbe iniziata alla fine degli anni 50 con la messa in asta di tutti i suoi beni, di tutti i suoi lavori e della sua casa. Una bancarotta provocata probabilmente anche davvero intanto da avverse circostanze economiche che toccano un po' tutta l'Olanda in questo momento, ma anche poi sicuramente dalla esorbitante smania collezionistica dell'artista. E infatti si rappresenta come uomo decaduto in qualche modo, perduto, anziano, il volto è sfaldato, il lavoro sul contorno appunto assolutamente non c'è più, il volto è una massa luminosa immersa nell'ambiente e nello spazio. Lasciamo gli autoritratti e andiamo velocemente a visitare una tipologia tematica che è pressoché esclusiva dell'Olanda di questo momento, ossia i ritratti di gruppo. Una delle questioni più interessanti dell'assetto sociale dell'Olanda di questo momento è l'associazionismo. E l'associazionismo, ossia la nascita appunto di queste gilde professionali che, in mancanza di un'aristocrazia di sangue, fornivano una sorta di griglia sociale, nel senso che l'adesione e l'appartenenza ad una gilda dava anche un inquadramento molto importante, che poteva poi variare a seconda del grado che l'affiliato aveva, no, all'interno dell'associazione. Una delle gilde più interessanti e più attive era proprio la gilda dei chirurghi di Amsterdam. Ed è proprio la gilda dei chirurghi che nel 1632 commissiona un ritratto di gruppo a Rembrandt. Commissione molto importante perché è intesa un po' come, come si dice, il pièce de réception dell'artista in città, la prima commissione appunto altomessa. E quindi si trattava di fare un ritratto di gruppo della gilda dei chirurghi, ritratto che aveva delle sue modalità già abbastanza consolidate, nel senso che di solito i chirurghi venivano schierati, venivano messi tutti in fila in modo tale che fossero tutti ben visibili, perché in fin dei conti doveva essere un ritratto, quindi ciascuno doveva essere ben riconoscibile, e poi simbolo, diciamo, della medicina veniva di solito messo uno scheletro.
Rembrandt che cosa fa? Trasforma questo ritratto di gruppo in tutta un'altra cosa. L'opera si intitola La lezione di anatomia del dottor Pulpe, è una delle opere più famose di Rembrandt. E le dissezioni anatomiche erano effettivamente veri e propri quasi spettacoli, venivano fatti, come dire, pubblicamente all'interno del teatro anatomico che di solito la Gilda aveva all'interno della propria sede. E l'artista sceglie proprio la lezione di anatomia, la dissezione pubblica, come soggetto del ritratto di gruppo. Quindi non presenta i chirurghi tutti schierati, così un po' irrigiditi, ma nell'atto del loro agire, nel cuore della loro professione. Ed ecco allora che li vediamo che discutono, parlano, si consultano, si rivolgono al dottor Tulp, che era questo importantissimo chirurgo che si considerava un po' anche l'erede di Vesalius, che era il primo anatomista, e di cui Tulp sta probabilmente consultando il manuale che si trova appunto in fondo ai piedi del cadavere, e c'è questo straordinario senso di circolazione, di animazione, di condivisione di una situazione. Molto interessante il fatto che la dissezione inizi dal braccio, fatto non corretto, perché le dissezioni cominciavano dalla calotta cranica. E non è un errore, Rembrandt fa questo perché non vuole raccontare la dissezione, ma la vuole rappresentare quasi simbolicamente, perché comunque questo è un lavoro che doveva avere in primis una valenza appunto simbolica. Il tema della lezione anatomica sarà ripreso poi molti anni dopo nella lezione, nella dissezione, nella lezione anatomica del dottor Deyman. Un'opera della metà degli anni 50, purtroppo molto ammalorata da un incendio che l'ha praticamente tagliata nella parte superiore, in cui però abbiamo un lacerto e abbiamo tuttavia un disegno che ricostruisce quella che doveva essere la versione originaria, che prevedeva una grande architettura con tutti i personaggi distribuiti. Molto interessante, lo vediamo, la postura del cadavere che ricorda, giustamente è stata veramente messa in relazione con il Cristo morto del Mantegna. E concludiamo tornando un momento ai ritratti di gruppo con un'ultima opera molto 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 nota che è appunto La Ronda di Notte. La Ronda di Notte 1642. Fra le varie forme associative, fra i vari corpi associativi, la Guardia Civica era uno dei più prestigiosi. Perché? Perché presidiava la città, assicurava la sicurezza, interveniva nel caso di incendi e di altre calamità. E quindi un corpo civico molto importante, proprio soprattutto ad Amsterdam, che tra l'altro d'abitudine organizzava una volta all'anno un'importante parata. Ecco allora che la Guardia Civica commissiona il proprio ritratto a Rembrandt e Rembrandt fa un po' qualcosa di simile a quanto aveva fatto per la lezione di anatomia, ossia sceglie di rappresentare gli affiliati alla Guardia Civica nel cuore della loro azione, della loro attività e costruisce questa strepitosa fiumana di personaggi che marciano, stanno facendo appunto la ronda di notte, capeggiati dal capitano Banning Cocke e dal suo attendente, con questa giubba bianca, questo colpo di piacca attraversato dalla fusciacca. Dietro di loro un putiferio di suoni, di luci, di colori, ognuno fa qualcosa di diverso, c'è chi suona il tamburo, chi armeggia col moschettone, chi imbraccia le spade, ci sono due bambini che scappano, c'è un cagnolino che abbaia spaventato forse da tutto questo bailamme, c'è la bambina, la vivandiera che di solito accompagnava proprio la ronda della Guardia Civica in cui si è voluta vedere le di Saskia e poi c'è la luce che colpisce tutti questi volti e ognuno ha sul volto un'espressione diversa, c'è la sorpresa, il sussiego, la stanchezza,
l'ambizione di essere lì, la pomposità in un grande, in una grande sinfonica fiumana dinamica. Dunque non possiamo definire Rembrandt a tutti gli effetti un artista barocco, però qui c'è, a mio modo di vedere, un gusto appunto polifonico che ricorda un po' la grandiosità del gusto, appunto, del gusto barocco. Velocissimamente uno sguardo ad un'opera di argomento sacro che è la Deposizione della Croce. Anche questa è un'opera del 1633, è un'opera per la quale probabilmente l'artista ha in mente la Deposizione della Croce di Rubens, che era nella cattedrale di Anversa, ma se là abbiamo un Cristo molto muscolare, molto anatomicamente definito, qui abbiamo un Cristo che è in realtà una sorta di sacco, floscio, morto, privo di vita, che pesantemente viene tolto dalla croce. Ecco, e qui c'è strepitoso l'uso della luce, una luce che cade dall'alto, che accende in vari momenti tutta la composizione e che accentua il carattere devozionale di questa, di quest'opera, e enfatizza proprio l'idea del mistero sacro. Un'ultimissima menzione, non possiamo non ricordarla, La sposa ebrea, un'opera anch'essa abbastanza piuttosto tardiva, siamo all'inizio degli anni 60, opera strepitosa, con una coppia sulla cui identità la critica si è molto affaticata, una coppia biblica probabilmente, Sara e Abramo piuttosto che Isacco e Rebecca. Non è tanto importante l'identità, quanto è importante la pregnanza sentimentale del gesto, questo doppio gesto. È lui che posa la mano sul petto di lei, lei prende questa mano e con la sinistra si tocca il ventre. Quindi è un doppio gesto che evoca il destino procreativo fertile di questa coppia di innamorati, ma il secondo elemento di forza è l'uso del colore. Qui è proprio portato alle estreme conseguenze di raffinatezza, l'uso di un colore che si fa materia da crogiuolo, incandescente, è un colore in cui in realtà l'artista sembra piuttosto scolpire, incidere, ispessisce la materia cromatica, la intride di luce, la aggroviglia, ed è evidentissimo questo procedimento negli abiti, soprattutto nella manica del personaggio maschile, a fronte poi di un assottigliamento quasi trasparente nella definizione del volto. Moltissimi decenni dopo Van Gogh, vedendo quest'opera, dirà: io rimarrei davanti a quest'opera tutta la vita, mi basta un pezzo di pane e va bene così.